Benvenuti al nostro terzo appuntamento con Elettorando in vista delle prossime elezioni comunali del 12 giugno. Si voterà, lo ripetiamo anche oggi, in 18 comuni della provincia di Caserta e almeno 8 sono dell'Alto Casertano. Oggi abbiamo con noi in studio Alfonso Ricciardi, vice sindaco uscente del comune di Liberi e candidato a sindaco per la lista Liberi di Guardare Avanti, al quale ovviamente diamo il benvenuto. Allora, intanto Alfonso Ricciardi lo presentiamo rapidamente, 41 anni, sposato, padre di due figlie e dipendente pubblico. 5 anni da vice sindaco, oggi, da oggi praticamente parti per la fascia tricolore. C'è una differenza tra candidato consigliere e sindaco? Buonasera, innanzitutto buonasera, grazie per l'invito. Sicuramente ci sta molta differenza, soprattutto dal punto di vista emotivo. Una cosa è candidarsi alla carica di consigliere, non essere esposto direttamente, una cosa è mettersi in prima persona Si sente, diciamo, un po' di più la e la responsabilità. responsabilità. Intanto volevo anche cogliere l'occasione per dire che noi abbiamo invitato anche, diciamo, l'altra lista, che ancora al momento non è ufficialmente stata presentata, però fino a questo non abbiamo saputo nulla. Aspettiamo domani che ci sarà la presentazione, appunto, la presentazione delle liste, e poi vediamo se ovviamente lo studio è a loro disposizione. Intanto, perché hai deciso di ricandidarti un'altra volta? C'è un motivo ben preciso. In verità forse ce ne stanno diversi di motivi. Allora, il primo motivo è innanzitutto che faccio parte di un gruppo che da molti anni amministra il comune di Liberi, quindi in maniera dal punto di vista personale poi mi sento parte di questo gruppo. Il secondo motivo è che in questi 5 anni abbiamo programmato tanto, abbiamo messo in campo tante iniziative e vogliamo portarle al termine. Abbiamo programmato anche tantissimi interventi e voi ovviamente ci crediamo. Diciamo anche per un fatto di continuità. E soprattutto per un fatto di continuità. Poi un terzo motivo che non è, voglio dire, non è meno importante degli altri, perché mi sento in qualche modo, molte persone me l'hanno chiesto e quindi di candidarmi e non mi sento di tradirle in qualche modo. Durante l'ultima, diciamo, gestione della sua amministrazione, ha mai pensato chi me l'ha fatto fare? Tante Quante sono volte, le difficoltà? diciamo che non tanto le difficoltà amministrative che molte volte possono sembrare magari insormontabili, e quando magari qualcuno ti crea qualche problema apposta, di proposito, per mettere in difficoltà, anche dal punto di vista personale, in quei momenti poi ti viene la voglia di abbandonare. C'è un obiettivo più degli altri che voleva eventualmente realizzare, però non è riuscito a realizzare durante questi 5 anni? Sì, forse una cosa semplice è la toponomastica. Avevamo messo nel nostro programma elettorale di 5 anni fa la realizzazione, appunto, la revisione dell'intera toponomastica della viabilità comunale e non siamo riusciti per una serie di motivi. Principalmente sono andati in pensione tanti dipendenti del comune di Liberi. Un'epidemia ovunque. Siamo rimasti con pochissimi dipendenti, quindi il carico di lavoro voglio dire, si è concentrato inevitabilmente su quei pochi rimasti. Anzi, voglio approfittarne per ringraziarli. E poi c'è stata la pandemia che ha rallentato un po' e ci ha cambiato tutti i programmi, e questo ha rallentato e ci ha impedito di realizzare questa cosa. Almeno 2 punti del programma, in caso di vittoria elettorale, che andrebbe direttamente subito ad affrontare. La toponomastica. Dopo non basta. E poi ci sta un progetto ambizioso che vogliamo portare avanti, quello che sono gli scavi archeologici di Trebola. In effetti, la parte nord dell'acropoli di Trebola ricade nel territorio del comune di Liberi. Noi abbiamo un progetto, esecutivo già agli atti che vogliamo portare avanti. Noi, per esempio, a Liberi mi risulta anche che sono stati trovati un po' di anni fa i fossili, Sì. In che è una testimonianza importante. effetti noi teniamo anche un progetto per gli scavi paleontologici,
e per la realizzazione poi di un museo espositivo e didattico per le scuole. È un progetto esecutivo che vorremmo candidare anch'esso a finanziamento. Oggi ne abbiamo 13, se non sbaglio, ancora nessuna lista figura è stata presentata, abbiamo detto anche prima. Secondo lei è più facile governare con l'opposizione o senza? Una lista credo che ci sarà alla fine. Secondo me la minoranza ci deve stare, un'opposizione ci deve stare. Ovviamente un'opposizione costruttiva, non un'opposizione ostruttiva. L'opposizione serve per tante cose, a tenere coesa la maggioranza e a incidere sulla produttività, diciamo. La volta scorsa qualcuno ha detto che la lista avversaria non è stata presentata perché per colpa vostra, per colpa della vostra... Qual è la verità? La vostra verità, ovviamente. Allora, questo onestamente credevo che fosse un argomento archiviato, però anche in questa parte di inizio di campagna elettorale se ne sta già parlando tanto. Vorrei affrontare l'argomento sotto vari aspetti. Il primo aspetto è quello da cittadino, di un comune qualsiasi d'Italia. Io credo che non sia possibile ostacolare qualcuno che voglia candidarsi a proporsi come amministratore di un comune. È inimmaginabile, è praticamente impossibile ostacolare qualcuno. Questo ovviamente è un pensiero come cittadino del comune, di un qualsiasi comune d'Italia. Poi voglio fare sotto l'aspetto amministrativo, voglio precisare che la commissione mandamentale di capo che ha escluso la lista perché presentata in ritardo. Loro hanno proposto un ricorso al TAR e il TAR si è espresso, ovviamente ha rigettato il ricorso e ha ricusato definitivamente la lista. Non contenti hanno proposto anche ricorso, hanno denunciato penalmente il segretario comunale e questo ricorso poi è stato definitivamente archiviato. Per le casse del comune di Liberi questa cosa ha comportato comunque un esborso di soldi pubblici di tutti i cittadini del comune di Liberi, perché la legge prevede che nel caso di assoluzione o di archiviazione è il comune che paga le spese legali per la difesa dell'ente. Il piano di rilancio, il PNRR, come dicono quelli che parlano bene, cioè diciamo il piano di rilancio in realtà è una grande occasione anche per voi, ovviamente. La domanda che faccio in genere a tutti. Sicuramente una grandissima occasione. Noi ci punteremo ovviamente tantissimo, l'abbiamo scritto sul nostro programma elettorale che consegneremo ufficialmente domani. È un programma molto ambizioso. Ci stanno dei problemi perché richiede dei tempi molto stretti, molte volte gli uffici dei piccoli comuni non sono organizzati, non sono strutturati per seguire bene queste attività e queste opportunità. Quindi sarà un progetto molto ambizioso, però ce la metteremo tutta. Quali sono almeno due, diciamo, dei progetti che prenderanno spunto appunto dal piano di rilancio? Allora, unitamente al comune di Pontelatone stiamo portando avanti il progetto degli scavi archeologici, perché gli scavi archeologici ricadono sia nel territorio del comune di Pontelatone sia in quello di Liberi. Abbiamo avuto già i primi incontri in sovrintendenza, è andato il sindaco del comune di Pontelatone unitamente al nostro sindaco e questo sarà il primo progetto che porteremo avanti. Il secondo progetto che già stiamo portando avanti, abbiamo già presentato, è quello della rigenerazione urbana. Intendiamo riqualificare l'intera area della località Fontana Lazzaro, che è da un po' di anni abbandonata. In realtà che cosa prevede la Fontana Lazzaro? La riqualificazione un po' di tutta l'area e la realizzazione di una piccola cittadella dello sport, uno sport più a misura di paese, non di città. Quindi il tutto verrà costruito, verrà realizzato eventualmente dove sta attualmente il campo sportivo. Sì. Bene, l'ultima domanda, o meglio, è un invito che le faccio. Se vuole lanciare un messaggio ai lettori. Sicuramente. E poi siamo alla fine.
Allora, chiedo ovviamente di votarci, ormai ci conoscono da un po' di anni, sanno con che serietà e con quale caparbietà abbiamo affrontato tutti i problemi che abbiamo avuto in questi anni e credo di aver, siamo riusciti a produrre e a risolvere un bel po' di cose. Saremo un poco più ambiziosi in questa parte. Insomma, comunque come Liberi, altri comuni, eccetera, c'è sicuramente da lavorare molto. Poi, naturalmente, con la possibilità del piano di rilancio, sicuramente qualcosa di positivo potrà essere fatto questa volta. Voleva aggiungere altro? Va bene Va così. Bene, bene così. allora il nostro incontro con il candidato sindaco al comune di Liberi finisce qui. Grazie a voi che ci avete seguiti da casa, grazie alla regia e ovviamente al nostro ospite, sigla.